qui abbiamo un'intervista di Alexandra e con lei Emily Cecco. Mr. Seeker, for them at home and justifying your actions. I mean, you are the general manager and not a fighter. And will he just thanks to me? I'm a legend, non victor. He says I've never been in the main event of WrestleMania. Well, at Elimination Chamber, his road to WrestleMania. Land two. Mamma mia, paroloni! Someone really shouldn't be challenged. No, I'm condemning him. Thanks a lot. Have a good evening. Wow, beh, parlo di Emily Cecco, che quanta carisma ne ha da vendere. Ma attento Cecco, perché la sfida va bene, ma tu non sei più lottatore come una volta. E Cecco è in grande vena, in grande energia, in un grandissimo periodo di enfasi. Ma Nicholson ha una grande tecnica e qui lo dimostra. Poi si è rissoso.
Sì, però sicuramente sa come adottare i vari stili, insomma. Non sarà un mago su il profilo dello stile vistoso, ma sa quando utilizzarlo. La dirigenza ha sempre avuto un occhio, no? Di riguardo per questo atleta. E forse anche il suo modo di comportarsi lo dimostra, no? Dice, io sono con la dirigenza e quindi posso permettermi un po' di tutto, un po' del lusso di qua, un po' del lusso di là. Oh, qui per Roxanne se ne frega di tutto questo, dice, prenditi questa mazzata, qui si sta per lottare. Oh, Garnet Court e Mr. Gufo, questa è una bella sfida, già abbiamo visto il passato, ha vinto Mr. Gufo, ma senza dubbio abbiamo avuto il privilegio di assistere a un gran bel match. Garnet Court sicuramente la potenzialità ce l'ha, Rocky Down Defa non è come in altre federazioni come la BSW, qua le mazzate si danno e si prendono, se non ti rialzi sarà difficile. Oh, Andreg qui lo lancia con il braccio e bang way drop, pazzesco quello di Mr. Gufo. Mamma mia ragazzi, che forza questo atleta. Poi ancora qui invece Russian Leg Sweep di Garnet Court, però attenzione al Gufo, si sembra distrarlo, no, invece no, una serie di pugni. Oh, oh, lo afferra dalle spalle e per Roxon è un gioco da ragazzi, metterlo a terra, stenderlo con una headbutt. Ancora questi colpi dritto al braccio, poi la serie di stomp. Bravo, bravo Roxon, ormai conosce Garnet Court, i due si sono affrontati in singolare tensione in varie volte. Il braccio teso qua, attenzione, da fare, ho provato uno schieramento un po' troppo repentino qui Roxon, eh. E c'è anche Nicholson qui, che fa Nicholson? Entra Mr. Gufo, l'arbitro qui lascia correre. Attenzione, mossa di coppia, ma che fanno? Ma non c'è la squalifica d'altronde. Ma è un no disqualification a tag team match, dunque fare un po' tutto, Mr. Gufo qui infatti si incavola con Nicholson che lo prende alle spalle e lo strangola, Garnet Court. Mamma mia, che violenza ragazzi, violenza qui in WWF. Grande grinta da parte di questi atleti, vogliono essere tutti sulla testa dell'onda, è il loro momento, lo sanno. Questa Elimination Chamber non è solo per Venna, solo per Apocalypse, solo per Nicholson, ma anche per la gente come Mr. Gufo, Garnet Court e Roxon. Pensate se Garnet Court dovesse vincere il titolo CWF, certo non sarà il titolo dallo ZF, visto che anche se in un periodo storico della WWF il titolo CWF aveva più valore, parliamo di 3-4 anni fa, anzi parliamo sì di 3-4 anni fa, 5 anni fa, quando le fight erano sicuramente più superlative e migliori rispetto a quell'altra. Nicholson ha vinto invece il titolo del mondo dei pesi massimi, però mai quello WBF. Oh, attenzione qui, Garnet Court, che fa qui Nicholson? Roxon qui ha preferito lasciare, stranamente. Qui una rissa al centro del ring, bravo Nicholson, bravo Nicholson. Oh, Mr. Gufo qui, attenzione, è buttato all'angolo, Mr. Gufo qui lo prende forse, Garnet Court si occupa di Roxon. Adesso un bel casino lì in mezzo, Roxon, oh, Joe Breaker su Nicholson. Dove va Roxon? No, Mr. Gufo qui, che fa qui Roxon, non capisco, rientra adesso una chop devastante sul petto di Nicholson. Oh, qui Roxon forse voleva addirittura rientrare il panchista, sta prendendo un po' troppo, attenzione Nicholson qui diritti, ecco Mr. Gufo non ci ha capito nulla, doveva rimanere all'angolo, attenzione, 1-2, no, soltanto contro i due. Attenzione, i tre German suplex, i tre German suplex, e qui vanno a segno, e qui vanno a segno, grandiosa manovra qui di Nicholson, mamma mia ragazzi, oh che botta qui, grandiosa manovra di Nicholson, 1, 2, e 3, non c'è il 3, Roxon strepitoso, e c'è la showstopper, qui deve intervenire Mr. Gufo, qua deve intervenire Mr. Gufo, assolutamente, attenzione, 1, 2, e 3, incredibile, mi
vittoria dunque di Nicholson e Gunn è corta, quindi Nicholson però ha fatto la maggior parte delle cose, che buone manovre di coppia all'americana questa, Roxon è stato gabbato dalla strapotenza, dalla stratecnica di Nicholson. Sì, un finale un po' così. Probabilmente questi quattro già stanno pensando a che tra 10 giorni dovranno affrontare ben altri 5 avversari. Tanto che stanno in ringa oggi sono steamroller su Canal Corte, Quindi intanto lo showstopper conta quello che avviene all'interno della ringa, l'arbitro contro lo schienamento, e allora vincono Gunn e Corta, è rotto ancora un po' male, e Nicholson. La sfida tra questi due è appena cominciata.